propone di questi giorni di parlare di quattro ruote e soprattutto di parlare con Michele Alboreto. Intanto grazie per questa tua trasferta velocissima dalla Francia a qui per proporci le prime sensazioni vissute in quella che dovrebbe essere la nuova struttura, il nuovo team Ferrari. Sì, in effetti siamo stati a Castellet durante questa settimana ed è stata più o meno la prima uscita ufficiale della nuova veste Ferrari. Direi che è andato tutto per il meglio, abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo portato a termine il programma, siamo tutti molto contenti. Quindi il 1986 sta finendo bene, non come era iniziato? Molto meglio di quanto mi aspettassi. Sì, però Michele, la sensazione che c'è è che siate un po' tutti di fronte a un grande professore. Ecco, emozione per te quasi da prima liceo? Ma direi di no, io ho cominciato a lavorare con gli inglesi, quindi per me è come ritornare un po' agli inizi della mia carriera in Formula 1. Direi che ho ritrovato il metodo di lavoro che avevo così incontrato alla Tyrrell. Direi che è un metodo di lavoro che non mi dispiace, anzi, può portare secondo me dei grossi vantaggi alla lunga. Chiaramente questa è stata una prima uscita in cui tutti cercano di amalgamarsi gli uni con gli altri, ancora non ci si conosce bene, quindi c'è forse un attimo di non esuberanza, però direi che tutto sommato questa nuova veste è piaciuta a tutti, dai meccanici ai tecnici. Ma perché allora questa atmosfera un po' riportata quasi da Pettegolezzo, noi tortellini, si panini, via Lambrusco, perché questa è l'acqua minerale. Ecco, c'è un motivo secondo te di vedere questa immagine dei vostri box che secondo me non c'entra niente con la realtà tecnica? Come al solito ci sono delle cose importantissime, forse volendo ben guardare, da scrivere nei riguardi della tecnica della macchina, di quello che sta succedendo nella nostra squadra, invece si preferisce buttarla forse su queste cose un po' più futili, però è una scelta di chi trasmette queste sensazioni al pubblico. Ti sei ritrovato un po' in una situazione, in un'atmosfera, vedi Tyrrell, vedi ambiente inglese, effettivamente ti rendi conto anche tu di lavorare con un'altra metodologia in questa squadra che si sta proiettando soprattutto al 1987? Ma direi senz'altro, è un lavoro che è molto più meticoloso, molto più all'inglese, un lavoro molto più preciso che fa fare dei passi piccoli ma costanti durante tutta la giornata di prove, cosa che invece si faceva meno col metodo che avevamo prima. Beh, abbiamo visto Barnardi un pochino. Ecco, secondo te c'è un po' di spirito di rivalsa verso la sua ex squadra? Nel senso, ha fatto grandi cose alla McLaren, c'è la volontà di fare grandi cose con voi alla Ferrari anche per dimostrare che è l'uomo Barnard quello che fa le cose più che la squadra in senso assoluto, o no? Adesso che comincia a conoscere. Barnard è un uomo che ha soprattutto una grandissima voglia di vincere e di fare la macchina più veloce che ci sia in pista. È un uomo che vive per le corse 24 ore su 24, abbiamo provato a fare dei meeting tecnici qui dopo le prove a Castellet che sono durati anche 3 ore dopo la fine delle prove, perché vuole ricominciare da capo, quando si è finito di parlare si ricomincia da capo ancora, perché veramente non lascia niente al caso e questo è un ottimo inizio secondo me. Ma non è che facevate sempre dei party, vuol dire la scorsa stagione, mi sorge il dubbio adesso al di là, prima dei riferimenti, ecco, tutta questa organizzazione che si vuole imporre nei confronti della disorganizzazione quindi che c'era nel passato. No, direi che non disorganizzazione, c'era un metodo diverso di lavorare, come ho detto prima, il metodo inglese è molto più metodico e quindi più lungo. Questo richiede anche per i meccanici un lavoro più lungo durante la permanenza in pista, durante i giorni di prove. E quindi non c'è il tempo di fermarsi 2 ore a fare il pranzo come era stato fatto prima. Quindi adesso si va a panini e si tira fino alle 6, ma alle 6 si è finito e anche John Barnard piace le tortellini. Poi la fantasia piace. Ah, è tanto anche. Sì, questa è la verità. La cena di mezzanotte a tortellini. Esatto, con i tortellini di tutto il team, il problema è questo. Senti, mentre vediamo immagini qui del 1986 di alcune situazioni Alboreto Ferrari, però senti, la notizia che secondo me sicuramente si realizzerà, questa è la mia sensazione, vedremo i fatti, di questo Senna con Prost alla McLaren nel 1987. Secondo te, se questo avviene come io penso, è
un avversario in meno mangiato da Prost o un avversario di più con una macchina competitiva più di quanto potesse essere una Lotus Honda? Ma credo che avrà il suo da fare se andrà la McLaren a stare davanti a Prost, e quindi la McLaren, che è sempre stata una squadra con due macchine competitive, può togliere un avversario che può essere più pericoloso alla Lotus. Secondo me potrebbe essere un vantaggio per gli altri. Anche se questo creerà forse più attenzione ancora della Honda nei confronti della Williams, e quindi ritornerebbe molto pericoloso la Williams. Senti, ritornando a Barnard velocissimi, data la situazione, il periodo di feste quasi natalizie, secondo te Barnard ha scritto a Babbo Natale? E se gli ha scritto, che cosa gli ha chiesto? No, innanzitutto gli ha dato alcune modifiche per la slitta, perché secondo lui c'era qualcosa che non andava. E poi di sicuro gli aveva chiesto di vincere tante corse con noi, perché credo che abbia voglia di appunto di dimostrare che è sempre il migliore, ha vinto gli ultimi 3 titoli mondiali e vorrà fare il quarto anche, credo. Ma tu hai controfirmato la lettera di Barno Natale o ne hai scritta una anche tu in separata sede? No, separata sede, con più o meno gli stessi obiettivi ma un po' più specifica, cioè che a vincere sia sì una Ferrari ma magari la numero 27. Beh, da Monsieur Balestre, che in questi ultimi tempi è stato un po' il protagonista fuori dalle piste, ovviamente, al di là dei problemi di salute che ha avuto, ci sono state anche le dimissioni da presidente della FISA e poi questa ultima decisione che ha interessato il mondo dei rally. Purtroppo, diciamo, perché io l'avevo presentato come l'unico titolo internazionale portato in Italia da Allen. È un argomento che va al di là del tuo interesse specifico a Formula 1, però senti, questo Allen che si vede togliere in questo modo, chiamiamolo togliere il titolo perché anche Kankkunen in un certo senso aveva diritto di averlo, e abbiamo preparato proprio qualche immagine di questi due campioni. La tua opinione al di là dei fatti che con l'annullamento della gara di Sanremo hanno riportato, però potevano farlo prima, ecco, tu pilota. No, è assurdo tutto quello che è successo ed è ancora una volta la dimostrazione che c'è molto da fare anche a livello di dirigente nel nostro sport, perché innanzitutto non si può a metà di un rally dire a una casa tu adesso smetti perché la tua macchina non è in regola, o glielo si dice prima o alla fine del rally, si lascia finire la loro corsa e poi si andrà negli appelli, nei tribunali sportivi. Non si può dire a metà di un rally voi andate a casa, questo è il primo errore. Secondo errore, di far andare in America due piloti che si stavano giocando il titolo mondiale senza sapere la posizione dei due nel campionato in quel momento. E terza cosa, un rally di Sanremo in cui non ci sono soltanto Allen e Kankkunen, ma ci sono tanti altri concorrenti che hanno dato l'anima per riuscire a portare a termine il rally, anche dei privati in gruppo A, per esempio, certo, che si vedono togliere una gara dell'importanza del rally di Sanremo. Quindi è assurdo, secondo me, tutta questa storia è assurda. Beh, però in ogni caso, secondo te, con questo gruppo A, ecco, approfittiamo di questa chiusura dell'anno, perché lo abbiamo spremuto abbastanza nell'ambito Barnard e Formula 1, ma secondo te questo gruppo A 1987 meno potenza, come voi avrete con i motori aspirati nell'88, porterà un livellamento delle prestazioni a più piloti ad essere competitivi, a più squadre potenzialmente vincitrici di una gara? No, io credo che i migliori vinceranno sempre, anche con 200 cavalli di meno. Abbiamo visto delle immagini adesso di rally, è incredibile come possono correre con delle macchine così potenti in mezzo al pubblico. Secondo me andava fatta questa modifica. Oppure va modificato l'aspetto dei rally, cioè fare come è successo al Motor Show, un bellissimo spettacolo Memorial per tutti, Betega, però che non crei grossi problemi ai piloti e al pubblico. Però ecco, secondo me quel tipo di manifestazione non sarebbe più rally, sarebbe un'altra cosa, forse bisognerebbe inventare un nome. Un'ultima cosa per chiudere, ma John Barnard vi fa passare il Natale, il Capodanno in tranquillità oppure si è inventato qualcos'altro? No, direi che abbiamo chiuso a Castellet la nostra annata 86, riprenderemo a gennaio con qualche cosa di più da provare sulla nostra macchina. E cosa vuoi trovare nel 1987? Beh, qui siamo nel tradizionale ormai. Naturalmente mi piacerebbe ritornare a essere davanti. Noi siamo tutti orecchi, A metà schieramento, cioè fare un bel campionato, essere competitivi sia io che Berger, fare una buona stagione che dà delle soddisfazioni a tutti i tifosi nostri e che si veda la Ferrari di nuovo vincere, ecco. Senti, no, noi abbiamo parlato sempre Barnard, Laboretti, piloti, però vorrei dire una cosa approfittando adesso, che Babbo Natale porti all'ingegner Ferrari quello che magari lui avrà chiesto per questo Natale. D'accordo, ci associamo sicuramente e tutti quanti ci stanno seguendo, tutti quelli che ci stanno seguendo che amano l'auto e l'auto di Formula 1 in particolare.
non attendono altro, un Babbo Natale che sia veramente una prima guida di quelle, magari con il volto di Michele. Ecco, guarda, presentati con barba, capello, eccetera, alla Babbo Natale.